E soprattutto la meta romana è una meta importante per tutti i pittori che vogliono in qualche modo rifarsi appunto alla maniera di. E a Roma conosce e fa vedere alcuni dei suoi disegni a Michelangelo, il quale Michelangelo, vedremo, avrà delle parole di grande stima nei confronti del contorno. L'esperienza romana dura molto poco, non c'è la possibilità di lavorare, è un ambiente che anche da un punto di vista caratteriale, insomma, non va bene per contorno, si sente in questa sorta di bolgia, lo scriverà, poi vedremo nel suo diario, in questa sorta di bolgia di persone che continuamente indaffarate, che non riescono mai a concentrarsi su qualcosa. Con calma, insomma, è un ambiente che non gli piace e quindi torna velocemente a Firenze. E a Firenze realizza questa Veronica che è veramente una citazione precisa, molto puntuale di Michelangelo. Ha sicuramente visto la Sistina, questa posizione, anche proprio da un punto di vista tonale, nella scelta dei colori. E qui apriamo una parentesi, perché ricordiamoci sempre che noi abbiamo. Almeno la mia generazione ha ancora una visione di Michelangelo potentemente significativa per quel che riguarda la linea, il contorno e il disegno, e molto meno significativa invece per quel che riguarda i colori, no? Perché abbiamo in mente questa Sistina bruna, ma dopo il restauro che ne è stata fatta della Sistina, sapete meglio di me che è stato disvelato invece un Michelangelo assolutamente eccezionale anche nell'uso tonale. E quindi da un punto di, anche da questo punto di vista, Pontormo assorbe moltissimo le esperienze di Michelangelo, per esempio gli usi dei rossi, degli arancioni, della contrapposizione dei puri, quindi il rosso e il blu, con poi un complementare in mezzo come il verde. Vedremo che saranno delle esperienze che lui ripeterà, ma sempre andando oltre, però, cioè partendo da lì, ma poi tentando e sperimentando sempre linguaggi nuovi. Vi dicevo, il giudizio è positivo. Vasari lo scrive nella sua vita e dice che Michelangelo ha conosciuto Contormo molto giovane, 19 anni, e dice: se continuerà a lavorare in questo mondo, sicuramente sarà un pittore fortunato e avrà grande fortuna. Il ritorno a Venezia, il ritorno, scusate, a Firenze significa per Pontormo anche un momento di grande studio. I disegni che lui vede di Michelangelo, sia a Firenze che a Roma, sono per lui uno stimolo enorme, a partire naturalmente dalla battaglia di Cascina. Ma mentre, qual è la grande differenza? Perché diciamo Pontormo parte da Michelangelo, ma va oltre Michelangelo. Perché mentre Michelangelo nei suoi disegni parte dal dato di realtà, no? Cioè Michelangelo studia il corpo umano in tutte le sue posizioni, in tutte le sue versioni, in tutti i suoi particolari, andando forse fin oltre, no? Il dato di realtà, ma sempre rimanendo però in quell'ambito che è tipico del Rinascimento, cioè del mondo, del rifarsi al mondo classico, cioè rimanendo nella misura, nella ponderazione, nell'equilibrio, nell'armonia, eh? Quindi una esasperazione anatomica che però non sfocia mai, come dire, nell'irreale, rimane sempre una pittura di realtà, quella di Michelangelo. Il disegno di Pontormo, invece, il disegno, a partire dal disegno, vedete che va oltre questo equilibrio. Le figure di Pontormo sono sempre allungate, hanno delle posizioni irreali. Non riuscirebbero molte di queste a rimanere in equilibrio, a rimanere ferme, eh? Hanno gli arti lunghi, hanno dei muscoli che non sono possibili, nella realtà. E quindi qui comincia già a apparire un aspetto importante, a parte il fatto che lo vedete benissimo in queste sanguigne stupende, perché abbiamo scoperto quest'anno dei disegnatori pazzeschi, uno meglio dell'altro, ma queste sanguigne sono meravigliose. Però vedete anche qua, è un Michelangelo oltre. No? E che cosa significa questo? Significa che non è più l'osservazione e la rivelazione della realtà, per quanto esasperata, è una realtà rivissuta, sognata, immaginata, vissuta attraverso l'esperienza personale, attraverso come dire, l'introspezione personale. È una realtà che è stata indagata, macinata, assorbita dal suo spirito e poi riversata nel disegno, no?
voi capite che questo è di una modernità pazzesca, perché significa che tutta, bisognerà aspettare appunto le avanguardie del Novecento perché l'opera d'arte diventi riflesso non dell'osservazione oggettiva del dato di realtà, ma dell'interpretazione sentimentale ed emotiva di questa realtà. E quindi questa realtà può subire tutte le deformazioni possibili, può non essere assolutamente reale, può andare oltre il dato di realtà e quindi i personaggi possono assumere delle posizioni come queste, eh? Oppure queste anatomie assolutamente esagerate, queste torsioni che sono quasi anticipatrici di quella che sarà poi il linguaggio e l'esperienza barocca, ma l'esperienza barocca è ancora un'altra cosa. Lì è un mettere, come dire, è un non porre dei limiti al dato di realtà, ma partire e rimanere sempre nel dato di realtà. Qui invece siamo in una visione onirica, in una visione personale che solo lui può sperimentare, perché è frutto della sua sensibilità e del suo immaginario. Quindi questo naturalmente metteva in grossa difficoltà gli artisti contemporanei e lo stesso Vasari, che infatti ad un certo punto non lo capiranno più, no? Perché andava veramente oltre, parlava un linguaggio di una modernità spintissima per l'epoca. Teniamo conto che ad un certo punto Contorno deve anche fare i conti con la Controriforma, quindi poi ci sono tanti aspetti che intervengono nel tentativo di bloccare questa sperimentazione. Vedete come questo corpo sia esageratamente lungo e abbia una posizione assolutamente irreale. Per vedere questo tipo di composizione nel disegno bisogna aspettare Ingres, che infatti quando verrà in Italia apprezzerà moltissimo l'arte di Contorno. O ancora, qui ve ne ho messe come solito moltissimi disegni, perché sono tutti disegni preparatori che lui poi realizza o a fresco o su tavola. In realtà Contorno lavora moltissimo su tavola e molti purtroppo degli affreschi che lui ha realizzato sono andati o perduti o staccati e molto danneggiati, quindi la sua produzione, che è stata una produzione tutto sommato abbastanza ampia, non è sempre, come dire, non può seguire un filo cronologico preciso, però ci sono moltissimi disegni che ci testimoniano di questo lavoro, salvo poi tornare invece ad un disegno più tradizionale, ad una rappresentazione di ritratto molto più classica, che rivela però questa sua estrema abilità nel disegno. Vedete proprio come la scuola fiorentina sia, come dire, la scuola, l'unica vera grande scuola di disegno, perché abbiamo incontrato degli artisti quest'anno che tutti hanno eccelso nel disegno, perché diventa uno strumento di comunicazione e di prova proprio d'artista estremamente, estremamente rapida, no? Vedete come qui lui abbia questo tratteggio incrociato molto classico, pur con una grande capacità anche di introspezione, di capacità di capire lo spirito e la natura della persona rappresentata. Cosa succede? Succede che lui continua a lavorare, è tornato a Firenze, ha fatto questa lunghissima esperienza di disegno su imitazione di su imitazione e su superamento dell'esperienza di Michelangelo, viene chiamato, insieme naturalmente ad Andrea del Sarto e a Rosso Fiorentino, a lavorare a Palazzo Borgherini. Palazzo Borgherini, nel pieno centro di Firenze, questo ricco mercante chiede di realizzare una sala intera con le storie di Giuseppe. E questa è l'opera, c'è l'esperienza di Andrea del Sarto, c'è l'opera di Rosso Fiorentino e a Contorno viene chiesto di realizzare un Giuseppe in Egitto. Allora, questa è un'opera che suscita un grandissimo clamore, perché parla un linguaggio molto oltre la tradizione tosco-romana. Perché? Perché qui siamo di fronte ad una sperimentazione che ha visto la grande tradizione nordica. Innanzitutto facciamo proprio una cosa molto banale e che, così vi ripeto, ma giusto per: manca il gruppo centrale da cui poi partono tutte le direzioni della composizione, no? La composizione albertiana diceva questo: deve esserci
un nocciuolo centrale e poi tutto il resto dei personaggi o delle scene devono partire da questo centro. Qui il centro non c'è più. Non solo non c'è più, il buon Pontormo racconta nello stesso spazio cinque episodi diversi, perché ci sono cinque volte ripetute le figure di Giuseppe. Una, due, tre, quattro, mi sono persa la quinta, quattro. Quattro volte, quattro episodi, il che significa che c'è una narrazione interrotta, ma che gode dello stesso spazio. In più c'è un brulicare infinito di personaggi minori che compiono le azioni più disparate. Addirittura lui qui mette, seduto sui gradini, il suo allievo prediletto, l'unico che lo sopporterà per tutta la vita. Questo allievo prediletto si chiama Bronzino. E se noi andiamo ad osservare tutte le singole scenette, qui per esempio c'è l'angioletto alato che ripete esattamente la stessa posizione della statua, sono tutte scenette, piccole scenette, che ricordano che cosa? Che ricordano la grande tradizione nordica. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il buon Pontormo comincia a gettare lo sguardo oltre i confini della Toscana, oltre i confini dell'Italia. La pittura nordica, vedremo soprattutto di area tedesca, vedremo soprattutto Dürer, quindi vedete che c'era un senso nel fare quella conversazione su Dürer e sulle stampe di Dürer, perché lui conoscerà le stampe che arrivano a Firenze di Dürer. Questo gli darà delle indicazioni nuove, degli stimoli nuovi. E nel cuore della capitale della Rinascenza, mettere in discussione quei principi è davvero un atto provocatorio quasi, no? Tenete conto che cominciamo ad essere in quegli anni gravidi di conseguenze sulla storia dell'arte, che sono quelli della Controriforma. E quindi guardare troppo oltre Alpe, soprattutto in ambito tedesco, può essere molto pericoloso per un pittore, perché lo si può poi accusare di appoggiare la riforma luterana, piuttosto che, quindi è un'operazione anche politica estremamente rischiosa, tant'è vero che ad un certo punto vedremo che appunto insomma sarà accusato anche di questo, ma lui risponderà molto bene, vedremo, con un'opera importante che darà appunto conto della sua integrità rispetto alla sua fede. Qui vi ho messo un lungo pezzo delle vite di Vasari, in cui lui dice, perché veramente leggendo la vita di Vasari in questo caso si può andare di pari passo, cioè si vede l'opera e si legge il commento, no? È come se fosse un commento a latere proprio contemporaneo. Il Vasari dice: questa opera di Pontormo, questa sua esperienza, pur guardando, pur andando oltre la tradizione fiorentina, è però sicuramente la sua opera più grande, è stimata da tutti gli artefici la più bella pittura che Pontormo facesse mai, anche se è piccola, però è sicuramente un'opera che rivela tutta la sua bravura. A questo punto, secondo Vasari, Pontormo avrebbe dovuto continuare su questa strada, cioè non perdere poi la direzione giusta, come invece farà di lì a qualche tempo. Proprio per questo motivo, perché quest'opera ha suscitato grande clamore, ma un clamore tutto sommato ancora abbastanza positivo, viene chiamato sempre con Andrea del Sarto, perché lui ha questo carattere così saturnino, per cui è difficile che riesca a trovare delle commissioni da solo, per cui è sempre, come dire, la coda o di Andrea del Sarto o di Rosso Fiorentino, è proprio una triade, tant'è che quando si studia questo periodo del manierismo fiorentino, Andrea del Sarto, Pontormo e Rosso Fiorentino. Viene chiamato dalla famiglia dei Medici, per cui lui peraltro aveva già fatto Ritratto di Cosimo, da Ottaviano dei Medici, perché lavori alla villa di Poggio a Caiano, dove il ciclo iconografico è quello dei trionfi di Roma, naturalmente per esaltare la famiglia dei Medici, che si sta proprio in quando, dopo Leone X, ad eleggere Clemente VII. E in questa stessa occasione viene chiesto a Pontormo di fare un ritratto del,
del grande capo della famiglia dei Medici, cioè di Cosimo il Vecchio. Naturalmente lui non lo può aver conosciuto, può aver visto qualche effigie, soprattutto guardando questo ritratto che è molto molto famoso, molto probabilmente ha visto delle medaglie commemorative, questa scelta del ritratto di profilo che era stata sostanzialmente abbandonata dopo Piero della Francesca, questa nodosità delle mani, questo viso così ossuto, questo naso dritto, questa intensità profonda dell'occhio, degli occhi, ci danno proprio il senso di un ritratto commemorativo, cioè è chiaro che lui non lo ha conosciuto, non lo ha vissuto in carne ed ossa e quindi si rifà ad una, come dire, ad una tradizione in qualche modo iconografica di Cosimo, con a fianco naturalmente l'alloro, con i rami spezzati, cioè tante persone importanti appartenenti a questa famiglia non ci sono più, ma nuovi rami nuovi crescono, si sviluppano e quindi la famiglia dei Medici continuerà in eterno. Qui vi ho messo un primo piano proprio per far vedere l'intensità e la luce che cade illuminandola fortemente questo viso. Ecco, questa è di nuovo una caratteristica del più grande contorno, una luce fortissima, una luce abbacinante. Vedremo che ci saranno delle figure che veramente sono luce pura. E questo per un fiorentino è una novità assoluta, no? Pittore di luce, ma come? Pittore di luce sono i Veneti, non sono i fiorentini, E invece Pontormo in questo senso va oltre, ma la sua è di nuovo non una luce terrena, è una luce mistica, Ma anche lì vedremo non una luce mistica alla Piero della Francesca, è un artista complesso, ma lo scioglieremo in qualche modo. Ora vi dicevo, questa villa di Poggio Arcaiano, questo è il grande salone, ci lavorano Andrea del Sarto, Rosso Fiorentino e Pontormo, al quale viene chiesto di realizzare questa lunetta. E il tema di questa lunetta è Vertum e Pomona, quindi un brano tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, che lui trasforma in una scena campagnola sostanzialmente. La giovane Pomona qua, il giovane qui, il giovane Vertunno qui, accompagnati da tutta una serie di personaggi che vedete che compiono le posizioni, che assumono le posizioni più bizzarre, questi giovani fanciulli che si appoggiano in maniera assolutamente poco tradizionale, insomma, su questa sorta di poggiolo, che crea una superficie sostanzialmente piatta. Non c'è grande profondità spaziale. L'unica cosa che ci dà il senso della prospettiva è questa sorta di cielo con qualche nuvola che ci dà un'idea di una superficie sfondata, ma una superficie molto sottile, è una prospettiva molto poco profonda. E poi però lui gioca di nuovo sulle posizioni, su queste posizioni tortili, inconsuete, bizzarre, come dice lo stesso Vasari, questa è Pomona con la sua falce, e guardate lui come giochi già qui sulle luminescenze di questi bianchi. Lo vedremo anche in opere successive. Voi sapete che il bianco è un colore difficilissimo per i pittori, perché è un non colore. E quindi generalmente il bianco e il nero veniva utilizzato per le ombre, ma il bianco puro non viene sostanzialmente quasi mai usato, no? E qui invece lui pone dei frammenti di tessuto bianco che danno una luminescenza a tutta la scena davvero, davvero incredibile. Questa posizione stupenda con questi piedi che sporgono e che si fanno vedere a metà, vi ricordate nel cenacolo di Andrea del Sarto, quanto anche Andrea del Sarto avesse giocato sulla posizione dei piedi, che rivelava molto anche del personaggio. E questi vestiti sempre gonfi, ampli, queste quantità di stoffe che creano dei chiaroscuri profondi, perché la luce entra profondamente dentro queste pieghe. E poi c'è questo personaggio, questo personaggio nudo che è in una posizione quasi sconcia, insomma, no? Qui ricorda un po' il Giulio Romano
quasi erotico di Palazzo Te, con questo particolare però del cane magro, affilato, affamato. Quindi è un continuo passaggio da una scena all'altra, da un personaggio all'altro, ognuno indipendente, perché non si creano dei giochi di sguardi tra questi personaggi, ognuno vive in una sorta di capsula personale, in un'atmosfera assolutamente personale. Questo è qualcosa che mi ha fatto riflettere molto, ma poi ne parliamo quando vedremo la deposizione, perché c'è un rimando, secondo me, culturale molto forte di Pontormo alle atmosfere metafisiche di Piero della Francesca, però poi magari proviamo a discuterne insieme, ma secondo me però con dei sottintesi profondamente diversi, eh? Con questi colori cangianti, di nuovo questo tessuto che un po' copre e un po' no, ma che diventa parte integrante del corpo stesso, del personaggio, di nuovo questo uso dei bianchi eccezionali che creano veramente dei colpi di luce, delle lamate di luce che sfondano la superficie. Ha un buon successo Pontormo quando lavora nella villa di Poggio a Caiano, ma che cosa succede? 1522-1523, ahimè, anche allora come oggi scoppia la peste a Firenze. Quindi che cosa si fa? Si fugge. Moltissimi pittori lasciano la città. Lui decide di non fuggire, ma di recarsi, trova rifugio alla Certosa del Galluzzo, pochissimi chilometri da Firenze, e questo è un luogo per lui perfetto, perché in mezzo ai monaci trova quel silenzio, quella solitudine e quella atmosfera per lui essenziale per l'atto creativo. Che cosa gli chiedono di fare i monaci mentre soggiorna nel loro monastero? Gli chiedono di decorare delle lunette con la Passione. E qui il giudizio di Vasari, anche qua ve le ho messe un po' lungo da leggere, ma poi tanto sapete che vi metto le slide su Classroom, quindi ve le ritrovate tutte. Vasari dice innanzitutto che questo luogo è per lui appunto un luogo importante, perché la quiete, quel silenzio, quella solitudine, tutto secondo il genio e natura di Jacopo, insomma, lo aiutano nell'atto creativo. Ma Vasari dice qui sicuramente Pontormo ha visto di nuovo qualcosa. Che cosa? È di nuovo andato in terra d'Alemagna e ha visto che cosa? Le stampe di Dürer. E in particolare, se vi ricordate, della Passione, Dürer fa due cicli di stampe, uno La Grande Passione e una ancora più importante, ancora più bella, La Piccola Passione. E qua il buon Pontormo. Qui vi ho messo l'allestimento di oggi, perché questi freschi molto danneggiati purtroppo sono stati tutti staccati e per fortuna messi al riparo perché si trovavano nel chiostro. E qui vi ho messo proprio la correlazione tra il fresco di Pontormo e la stampa di Dürer. E voi vedete che c'è una corrispondenza, direi quasi perfetta, eh? Sia nel Cristo davanti a Pilato, ancora di più nell'orazione, purtroppo è molto danneggiato e quindi insomma, però si riesce a leggere, uno si fa comunque l'idea, ma ancora di più in questa resurrezione. Ecco, è questa resurrezione, poi voi ragionate insieme a me e magari quando ci vediamo poi ne parliamo, però in questo senso, in questa resurrezione soprattutto, è chiaro che lui ha in mente Dürer. Ma a me sembra che sia abbastanza chiaro che lui ha in mente anche Piero della Francesca e che ci sia quell'atmosfera tipica di Piero della Francesca, ma con un sottinteso diverso però. E qual è il sottinteso diverso? Che secondo me può essere interpretato in questo modo. L'atmosfera chiusa, la mancanza di aria, che è sempre di tutte le opere di Piero della Francesca, quella immobilità metafisica dei suoi personaggi, no? Lo rivedremo anche in alcuni angeli che vi ho messo dopo, è però appunto una metafisica religiosa, sacra, è uno spirito che tende alla trascendenza, che non è necessariamente Dio, eh? Per Piero della Francesca è Dio, ma il Dio cristiano, ma non è necessariamente questo, o solo il Dio cristiano, è
è il divino, è l'universale rispetto al particolare, e quindi è un'esperienza mistica religiosa. E invece in Pontormo vedremo questa stessa incapsulamento, questa stessa come dire chiusura dei personaggi in un'atmosfera mistica, è però qualcosa di completamente diverso, è un sogno, è un pensiero, è sì, un sogno direi, un'atmosfera onirica, e in questo senso quindi è profondamente diverso ed è molto molto moderno, molto vicino alla nostra sensibilità. E comunque questa esperienza non piace per niente a Vasari, che dice appunto, che scrive chiaramente nelle Vite, che questo avvicinamento, questo avvicinarsi di Pontormo alla maniera tedesca in qualche modo lo ha rovinato, lo ha deviato rispetto a quel tipo di pittura che avrebbe trovato invece grandissimo conforto se avesse continuato su quella strada. Un pochino più dolce è il giudizio che lui fa per La cena di Emmaus, che il Pontormo realizza sempre per il monastero, lo stesso monastero, naturalmente nel refettorio, e questa è un'opera che ha avuto grandissimo successo anche tra i contemporanei e anche tra le generazioni subito successive. Perché? Perché è una cena di Emmaus, e questa sì, vera, e soprattutto in un contesto possibile, perché lui fa riferimento ad una natura morta precisa sul tavolo, racconta di piedi, mani, di cani, e naturalmente in un contesto monacale come quello in cui lui si trova, no? Ma è un riportare, è un ritornare in qualche modo a un dato di realtà molto preciso, con un'intensità anche nello sguardo di Cristo molto forte, molto evidente. Questo tipo di interpretazione della cena di Emmaus è lo stesso, esattamente lo stesso, che poi noi ritroveremo qualche anno più tardi nelle cene di Emmaus di Caravaggio. Lo spirito è sostanzialmente molto simile, molto vicino. Finita la pestilenza, Pontormo torna in città e Messer Capponi acquista una cappella nella chiesa di Santa Felicita, appunto la cappella Capponi. Ecco, io vi posso assicurare che di fronte a questa cappella mi sono emozionata, perché la trovo di una bellezza davvero, insomma, per me oltretutto è stato veramente un disvelamento. Che cosa chiede Messer Capponi a Pontormo? Chiede di realizzare sulla cupola un padre eterno contornato da profeti. Questo fresco è andato perduto. Poi chiede di realizzare un'annunciazione sul lato destro della cappella, dei tondi con gli evangelisti e una pala d'altare. Guardate bene qui, qui c'è l'altare, questa è una pala d'altare con una deposizione. Allora, lo vedete ancora meglio la composizione della cappella. Quindi qui c'è l'annunciazione, qua ci sono i tondi con gli evangelisti. Lui lavora in quest'opera insieme al bronzino. Infatti vedremo che due degli evangelisti sono opera del bronzino. Qui c'è una vetrata che racconta la deposizione della croce e la discesa nel sepolcro. E guardate la distanza che c'è tra questa vetrata e la deposizione del Pontormo. Questa non è cosa da sottovalutare, perché poi nell'interpretazione che noi dovremmo dare di questa deposizione, il fatto che ci sia questa vetrata così vicina è significativo. Questa è l'annunciazione. Io l'ho trovata di una bellezza, di una modernità. Sono due figure che praticamente si librano nello spazio, non hanno peso. La Vergine sta salendo delle scale compie un gesto assolutamente naturale, con questa veste cangiante, questi colori luminescenti, questo angelo che è appena arrivato avvolto da questa nuvola di tessuto, sembrano veramente galleggiare, non avere peso, non avere consistenza, è come se fosse una sorta di apparizione, come se fosse un sogno ad occhi aperti, un'immagine impossibile, irreale, sognata, pensata, non vista,
ma sognata. Ha una carica, una forza emotiva eccezionale, questa enunciazione. Qui vi ho messo per vedere meglio questi colori cangianti meravigliosi che lui usa. Vedete di nuovo questi arancioni, queste ocra che spesso contrappone ai blu nella contrapposizione dei primari. Poi sopra ci sono i tondi con gli evangelisti. Questo è di contorno, questo anche, hanno tutti la penna in mano nell'atto, se è San Luca, vedete c'è il toro dietro, nell'atto di scrivere, e questi due invece sono, questo è molto famoso, dell'allievo Bronzino, che lo segue sempre come veramente l'amico più fedele. E naturalmente il San Giovanni è l'unico che non ha la penna in mano, è l'ultimo degli evangelisti, l'ultimo il suo libro, oltre al Vangelo naturalmente l'Apocalisse, e quindi quello che ci predice, quello che sarà, no? Il futuro di noi umani. Quindi questi tondi splendidi, molto moderni, che sfondano in questo caso con il bronzino lo spazio, che ci vengono addosso, no? Che ci abbracciano quasi, insomma, ci vengono incontro, e poi c'è questa deposizione veramente eccezionale. È una deposizione unica, non ci sono deposizioni come questa, così nuove, così moderne, così uniche, così teatrali. Questa è una messa in scena, ma non siamo nel barocco, siamo nel 1526, quindi tanto tempo prima. È una messa in scena in uno spazio che non ha prospettiva. Tutti i personaggi occupano completamente lo spazio e non lasciano paesaggio alle spalle. E Pontormo sembra dirci: guardate però che è un cielo questo blu, è un cielo perché c'è una nuvola, c'è un cirro. Questa nuvola sembra quasi voler essere il ricondurci alla realtà, no? Al fatto che lui sta narrando un episodio che è avvenuto, perché altrimenti noi ci troveremmo in un'atmosfera appunto di sogno, onirica, un'apparizione. Tenete conto che il punto di riferimento anche per il Pontormo è la Palla Baglioni di Raffaello, che voglio dire è un'opera assoluta, ma capite che quanta diversità c'è tra questi due linguaggi, quanto il Pontormo sia andato oltre la maniera, perché la maniera l'ha detta Raffaello, la maniera l'ha detta Michelangelo, e lui è andato oltre la maniera nei disegni, l'abbiamo visto in riferimento a Michelangelo, ma è andato oltre proprio nella composizione. Tutto giocato su questi personaggi, dalle tonalità azzurre, fredde, e poi questi rosa pastello, di nuovo questi arancioni, vedremo. Questo corpo a conca di Gesù, sorretto, vediamo, da due personaggi, gli unici due che ci guardano, perché nessun altro ci guarda, c'è una vergine che si oppone da un punto di vista di forze compositive, no? Questa sorta di arco che si contrappone all'arco del corpo di Cristo, questi personaggi di schiena dove lui gioca di nuovo con la stoffa, il punto prospettico è questa mano che tiene questa sorta di nodo di tessuto, di nuovo il gioco di mani, il gioco di mani da dove l'ha imparato, dove l'ha visto? Ricordiamoci Dürer, di nuovo questo intreccio di dita che si parlano, che in qualche modo comunicano tra di loro. Una vergine ferma, bloccata nel suo dolore, con questo incarnato chiarissimo e questa veste quasi incorporea. Questo personaggio assolutamente, boh, chi è? Sembra quasi un ermafrodito vestito di verde, che compie una posizione anche abbastanza irrealistica. E questa figura centrale, che è il punto e l'apice di questa sorta di piramide, no? Una piramide che però non ha la base, vedremo, perché i personaggi invece che stanno sotto non appoggiano su niente. È come se anche qui, come nell'Annunciazione, si librassero in uno spazio inesistente. E poi c'è questo viso di Cristo violaceo, lui qui ha proprio narrato la morte, il freddo del cadavere, però
pur raccontandoci la morte, non c'è dramma in questa deposizione. È come se Pontormo ragionasse già sul dopo. Non è la morte fisica, no? Non c'è un dolore lancinante, lo strazio delle carni, come ci sono in tante deposizioni anche nordiche, no? Pensate a Grunewald piuttosto che... Questa è una deposizione che presuppone già il dopo, per cui è un dolore sfiatato in qualche modo. È come se fosse un pensiero rispetto a un fatto che ha già trovato il suo compimento. È una elaborazione che Pontormo dà della morte di Cristo, un'elaborazione tutta personale, tutta teatrale, tutta inventata, se volete. Immaginata, sognata, interpretata. E quindi vedete come si vada oltre la realtà, oltre il dato di realtà. Poi c'è questo bellissimo di nuovo gioco di chiariscuri così profondi, questi nodi di tessuto, e poi c'è questo personaggio che non si capisce bene chi sia, che trattiene il corpo di Cristo, ma che si posa su che cosa? Su un pezzo di stoffa? E che quindi non ha consistenza, non ha fisicità, in una posizione assolutamente impossibile, per cui non riuscirebbe concretamente, realmente a trattenere il peso del corpo di Cristo. Ed è l'unico personaggio, insieme a quello che abbiamo visto prima, che stabilisce con noi un contatto, che guarda verso lo spettatore. E l'altro è questo. Ecco, io qui trovo che il riferimento a Piero della Francesca sia fortissimo, sia veramente quasi una citazione, un personaggio che guarda verso di noi ma non ci vede. Se avete in mente gli angeli, ma anche le vergini di Piero della Francesca, sono rivolte verso lo spettatore, ma non ci guardano, ci fissano e ci osservano, ma non ci guardano, non ci vedono, perché sono immersi in un'altra atmosfera. E qui secondo me c'è molto di questo spirito, che è naturalmente metafisico evidentemente, ma con la differenza di cui si diceva prima. Questi sguardi che riportano più ad un sentimento di melanconia che non di dolore straziante, no? Giocato anche sulla freddezza dei colori, acidi, sono colori luminescenti, di una brillantezza quasi esasperata, per cui le figure davvero sono figure di luce, luce pura. E poi c'è lui, c'è il suo autoritratto, lui che si fa, e questo in questo senso quindi l'interpretazione contemporanea può avere un senso, perché lui non è lui che si ritrae come Botticelli nell'Adorazione dei Magi, per cui lui partecipa mondanamente a quell'esperienza e a quel fatto, no? Ma qui Pontormo sembra dirci che lui partecipa e interpreta questo avvenimento, non è semplicemente un partecipante passivo, no? Ma è colui che dà un'interpretazione, e dà un'interpretazione secondo la sua sensibilità, e quindi questa deposizione è come lui l'ha vissuta, è un rimando della sua come dire, psicologia rispetto a questo avvenimento, non ad altro, e in questo senso quindi è estremamente moderno. Qui vi ho messo, giusto per farvi capire l'unicità del linguaggio di Pontormo, come il suo allievo prediletto, che vi ripeto lo ha seguito per anni, ritorni con la sua deposizione ad una composizione molto più tradizionale, molto più in linea rispetto alle esperienze di Raffaello, anche se poi ci sono delle corrispondenze, perché anche lui si ritrae esattamente nella stessa posizione, quindi insomma la posizione a conca ritorna. Vedete, qui vedete proprio bene come questo personaggio fa forza sulle ginocchia, tra l'altro con questo busto assolutamente allungato e irreale, così come il busto di Gesù Cristo è troppo lungo rispetto alle gambe, no? E questi due personaggi, che sono gli unici che ci guardano, però su cosa camminano? Su cosa poggiano i piedi? Non fanno forza, come fanno a sollevare il corpo di Cristo che sembra non avere peso, no? Sembra galleggiare nell'aria. E quindi ho messo, siamo quasi negli stessi anni, il corrispettivo del Rosso Fiorentino, che noi non possiamo, non abbiamo, io non ho avuto il tempo di
di approfondirlo troppo, ma secondo me forse varrebbe la pena il prossimo anno ritornare un po' su questi manieristi, perché Rosso Fiorentino, che è manierista esattamente come Pontormo, quindi va oltre in qualche modo anche lui la maniera, però faccia una scelta completamente diversa, perché invece lui in questa crocifissione che è assolutamente, in questa deposizione che è assolutamente rigida nelle sue verticali, no? Ci sono le scale, c'è la croce, quindi è molto più lineare rispetto a quell'andamento di danza quasi, che era quella del Pontormo, perché quella sorta di cerchio, di cerchio a punta però, perché poi ha una composizione piramidale, dava proprio un senso a quasi armonico della scena. Qui Rosso Fiorentino fa una scelta completamente diversa, ma anche lui una scelta coraggiosa, perché ci sono dei personaggi quasi alla Bosch che partecipano a questa deposizione, un'umanità animalesca, un'umanità abbruttita, con dei rimandi chiarissimi, per esempio alla Maddalena del Masaccio, no? O ancora Masaccio se pensate alla cacciata dei progenitori della Cappella Brancacci nella Damo, la posizione è esattamente la stessa. Sono due artisti che lavorano insieme, che hanno avuto lo stesso maestro, cioè Andrea del Sarto, che hanno lavorato gomito a gomito, che si sono confrontati sempre durante tutta la loro carriera, eppure sono arrivati a degli esiti così diversi, a dei linguaggi quasi opposti. Tanto è scenica la deposizione del Pontormo, che viene ripresa poi, come dicevamo prima, viene sostanzialmente questo pittore riscoperto dalle avanguardie, quindi nel Novecento, che Pasolini nella sua Ricotta citerà proprio l'opera di Pontormo, quindi è un pittore che viene riscoperto e molto amato soprattutto in anni molto recenti. Nel 1525 la sua arte viene riconosciuta perché viene accolto nell'Accademia di San Luca e, vi dicevo, riesce a costruirsi questa casa, a costruire questa casa che ancora oggi esiste a Firenze, e in questa casa fa una vita, poi vedremo, tutta un po' strana. 1528-1530, il secondo capolavoro assoluto, secondo me, di Pontormo, questa Visitazione. Vi ricordate la prima Visitazione del chiostrino dei Voti? Ecco, lì era, come dire, il pittore che si il bravo pittore, l'ottimo pittore, il magnifico disegnatore, che si stava instradando verso una pittura di tradizione. Se avesse continuato verso quella tradizione, molto probabilmente avrebbe avuto anche più fortuna. E invece lui ha preso delle strade diverse. Allora, mi sono dimenticata di dirvi una cosa, ma voglio farla con voi però questa riflessione rispetto a prima. Scusatemi, ma torno indietro un momento, perché così poi quando ci vediamo ne parliamo un secondo insieme. Dunque, vi ricordate che vi ho detto che in questa Cappella Capponi c'è una deposizione e una discesa al sepolcro nella vetrata, in uno spazio relativamente piccolo. Allora, una parte della critica sostiene che cosa? Che in realtà questa deposizione, che non ha croce, perché qui Cristo non ha la croce, non c'è il simbolo della sua passione, ma non è neanche una discesa nel sepolcro, perché non c'è il sepolcro, non c'è la croce e non c'è il sepolcro. E allora cosa? E allora un'interpretazione storicistica, che secondo me ha tutte le ragioni d'essere, ma ha la pecca di togliere questa magia a questa visione, ci dice questi due personaggi in realtà non stanno facendo altro che deporre il corpo di Cristo su quell'altare. E il corpo di Cristo, manna del cielo, nutrimento dell'anima, che viene poggiato sull'altare. Tenete conto che sono gli anni della Controriforma, e in questo senso quindi questa interpretazione, secondo me, da un punto di vista filologico, è giusta. Cioè il corpo di Cristo, la carne di Cristo, che poi noi ritroviamo nell'ostia, il corpo di Cristo che viene depositato sull'altare, viene depositato ai fedeli, viene depositato a coloro che si nutriranno del corpo di Cristo.
La grande disputa con i luterani è anche la consustanzialità, no? Del corpo di Cristo. Cioè, in quell'ostia c'è il corpo di Cristo o non c'è il corpo di Cristo? E quindi qui Pontormo sembra in qualche modo andare incontro alla tesi della Controriforma, no? Se vogliamo leggerla in termini storicistici, e secondo me questa interpretazione la dobbiamo tenere presente, perché effettivamente è una deposizione senza i simboli iconografici della deposizione, che invece ad esempio ci sono ancora nel vostro fiorentino, no? Cioè, o la croce o il sepolcro, o è una deposizione dalla croce o è una discesa al sepolcro, qui non c'è nell'uno dell'altro, quindi è una lettura che secondo me è bene ricordare. Ora vi dicevo, la visitazione che abbiamo visto prima, dicevamo, si in strada e si colloca in quella pittura di tradizione che dicevamo, e qui siamo di fronte invece di nuovo ad un'opera pazzesca, di una modernità disarmante quasi, in un contesto urbano metafisico, alla De Chirico proprio. No? Questa architettura fatta di cubi marroni, questi personaggi solidi, scultori, totalmente fuori proporzione, non c'è più nessuna proporzione tra le parti. Questo incontro tra Maria ed Elisabetta alla presenza muta di due figure, di due ancelle, che sono di nuovo le uniche due figure che ci guardano, ma che di nuovo non stabiliranno con noi nessun tipo di contatto, mentre fortissima sarà la corrispondenza d'amorosi sensi tra Maria ed Elisabetta in questa sorta di abbraccio, questi colori cangianti. Qui vi ho messo due disegni per farvi vedere di nuovo la corrispondenza tra quel che lui disegna e progetta e poi la realizzazione. E in questo linguaggio totalmente rivoluzionario, perché di qualche anno prima, ma proprio di solo di qualche anno prima, c'è la Visitazione del Ghirlandaio, che è un capolavoro assoluto, no? Però sembrano passati secoli tra questa e questa, sembra proprio non appartenere alla stessa tradizione, e invece siamo a Firenze, nell'uno e nell'altro caso, distanza di 30 anni, 25 o poco di più, sembra passato veramente secoli. Guardate le luminescenze di questi colori che tornano, sono sempre gli stessi, questi feritoie nel tessuto profonde che creano questi chiari scuri, questi nodi di ombra, e questa bellissima dialogo di sguardi tra le due donne, di nuovo in uno spazio temporale che non possiamo neanche definire, è un cielo, sì, ma è un cielo di fatto senza ora, no? Potremmo essere un imbrunire, potremmo essere ad una tarda ora di un pomeriggio, ma non c'è una determinazione precisa. E questi sono invece i due sguardi persi, assenti, distanti, distaccati e oltre l'avvenimento delle due ancelle. E questo particolare ve l'ho di nuovo inserito perché secondo me di nuovo qua torniamo in qualche modo al discorso che abbiamo fatto prima su Piero della Francesca, e quell'assenza di quelle due ancelle si frappone invece, si contrappone a questo dialogo bellissimo di sguardi, questo profilo affilato, elegantissimo di Maria e questo viso dolce, materno, comprensivo di Elisabetta. Si stabilisce davvero un contatto profondo di anime tra queste due persone, e mentre le altre due sono totalmente avulse dalla scena. E poi se noi guardiamo sulla sinistra ci sono questi due personaggini totalmente fuori proporzione, perché sono piccoli piccoli piccoli, che stanno lì e non si sa bene a fare che cosa, chi siano, che cosa rappresentano, no? Sono seduti su un poggiuolo e sembrano e rimandano, e qui vi ho messo la citazione più facile, anche più banale se volete, di De Chirico, ma l'atmosfera è quella, è un'atmosfera metafisica, quella che Pontormo ci racconta in questa visitazione, senza spazio, senza tempo,
con figure baciate dalla luce, che sono luce e che danzano in qualche modo. Di nuovo ritorna questo senso armonico della musica, eh? E i personaggi, come nella deposizione, muovono questi piedi su un terreno che non ha, come dire, non ha consistenza, eh? È come se veramente ballassero nell'aria. E mi viene in mente, se adesso vogliamo fare così un volo pindarico, alla danza di Matisse, no? Che di nuovo ha questo senso dell'armonia circolare, ti torna, eh? E insomma, dove egli aveva pensato di trapassare in questa tutte le pitture nell'arte, non ha fatto la scelta giusta, onde si vede che chi vuole strafare e quasi sforzare la natura rovina il buono che da quella gli era stato largamente donato. Il giudizio di Vasari è definitivo: aveva dei talenti, li ha sprecati. Perché li ha sprecati? Perché ha voluto forzare la natura, quindi andare oltre il dato di realtà. La natura è unica, tu puoi arrivare fino ad un certo punto, ma non la puoi forzare, non la puoi contorcere, non la puoi modificare, non puoi andare oltre il dato naturale, perché se fai questo sbagli, e se fai questo compi quasi un atto di violenza verso la natura, eh? E quindi è proprio una pietra tombale quella di Vasari, che pure prima lo aveva tanto esaltato, eh? Lo aveva addirittura, insomma, aveva riportato le parole di Michelangelo rispetto alla prospettiva di Pontormo, e invece durante il suo cammino Pontormo si è perso, vuoi per colpa delle stampe di Dürer, vuoi perché vede altre esperienze, vuoi perché ha questa smania di sperimentare sempre, di andare oltre, di vivere in questo mondo che appartiene soltanto a lui, fatto di solitudini, di allucinazioni, di sogni, di qualcosa che va oltre la realtà. Fatto sta che il risultato è, alla fine, è ahimè pessimo. Gli ultimi anni della vita di Pontormo, ahimè, non ci regalano grandi opere, ma per quale motivo? Perché lui lavora per anni al coro di San Lorenzo, opera andata completamente insieme al Bronzino, naturalmente. San Lorenzo, voi sapete, di fatto era la cappella privata della famiglia de' Medici. Purtroppo tutto il ciclo di freschi che era stato iniziato da Pontormo e portato a termine da Bronzino viene però completamente cancellato durante dei lavori di ammodernamento della seconda metà del Settecento, e quindi tutta questa parte, questa produzione degli ultimi anni di Pontormo, noi non abbiamo sostanzialmente quasi più niente, anche perché torna poi a lavorare anche a Poggio a Caiano, ma anche in quel caso non ci rimangono testimonianze, le ultime sue, quasi gli ultimi 15 anni non hanno più testimonianza. Cosa che invece ha testimonianza è la sua vita, perché negli ultimi 2 anni della sua esistenza lui scrive un diario che è possibile leggere, si intitola Il mio libro, racconta gli ultimi anni della sua esistenza, e viene fuori veramente emerge una personalità straordinariamente interessante, un po' alla Leonardo. Lui chiosa tutto con dei disegni, lui prende appunti, annota in modo abbastanza disordinato, ma è invece molto molto puntuale nel descrivere tutti i suoi malesseri fisici, tutta la sua dieta. Noi sappiamo esattamente, perché annotava in modo quasi maniacale tutto quello che mangiava, no? Dal diario emerge una grande chiarezza, una personalità ipocondriaca, aveva sempre male, e ci racconta quello che mangio: cenai la cena con Bronzino, pollastrini, carnaccia, minestraccia, e poi gli vengono i capogiri, lo spurgo, le diarree. Quindi in questo ultimo libro davvero entriamo nell'intimità, più intimità di Pontormo, che ci racconta tutto della sua vita. Per esempio ci racconta anche, è proprio lui che lo fa, del fatto che con questa carrucola tirasse su continuamente da questa scala a chiocciola, perché non aveva intenzione di vedere e di entrare in contatto con nessuno. È una lettura abbastanza faticosa, perché insomma, dopo un po' di leggere che mangiava fegatini e gallinelle, è anche un po' noiosetto, insomma, però viene fuori un quadro della sua personalità veramente stravagante, e poi oltretutto capace di voli altissimi,
di arrivare davvero a meditazioni profonde, a sguardi profondi sull'esistenza, sull'uomo, eccetera, e poi invece una caduta verticale verso le cose più banali, cosa appunto, cosa si è mangiato, se si ha mal di pancia oppure no, insomma. È abbastanza interessante da leggere, vi ripeto, non è una facilissimo, lo si legge con una certa fatica, però tutto sommato ne vale la pena. Muore nel 57, dove viene sepolto? Nella Santissima Annunziata, che in fondo è la chiesa che lo ha visto all'opera per prima, perché il chiostrino dei voti è della chiesa della Santissima Annunziata, luogo mariano per eccellenza, a Firenze, e a lui viene dedicata addirittura una cappella, con un quadro che lo rappresenta come pittore, quindi c'è la sua piena, come dire, rispondenza del suo mestiere, del fatto che è stato un grande pittore. Eppure Pontormo non ha avuto fortuna, non ha avuto fortuna per niente nelle generazioni successive. Ha avuto fortuna nel suo allievo prediletto, quel bronzino che lui rappresenta giovane bambino seduto sulla scala nelle storie di San Giuseppe. E poi però viene sostanzialmente dimenticato, ma la sua lezione trova nel suo allievo migliore, uno dei più grandi ritrattisti della storia dell'arte, che è appunto il bronzino.